Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Vi avevo detto che non ci sarebbero stati altri video prima di Romix, ma ieri 5 aprile è venuto a mancare Isao Takata, praticamente uno dei pilastri della uno dei fondatori e quindi pilastri dello studio Ghibli insieme a Hayao Miyazaki, uno dei più grandi animatori degli ultimi 100 anni, colui anche che ha partecipato e che ha creato Heidi, con cui tutti siamo cresciuti, o Anna dei capelli rossi. Nel 1988, lo voglio ricordare con questo film, che credo che sia forse il film di animazione, non lo so se è un capolavoro, però è un film d'animazione che non è un film d'animazione, non è un film per bambini, è un film molto duro, molto crudo, che parla di guerra e di morte, è un film molto pesante sotto certi aspetti e sotto certi punti di vista, però è un film particolare, un film che va visto perché è un film veramente veramente intenso e importante. Nel 1988 appunto ha filmato questo film che è diventato una pietra miliare nell'animazione mondiale. Nel 2013, con La leggenda della principessa splendente, addirittura è stato candidato all'Oscar come miglior film animato, che ovviamente non ha vinto perché c'è riuscito solo Miyazaki una volta sola con La città incantata. Quindi ragazzi, vogliamo ricordarlo perché a 82 anni è morto questo pilastro dell'animazione mondiale. Tantissimi suoi film li potete recuperare nello studio Ghibli, e questo qui che non è distribuito dalla stessa che distribuisce tutti i film dello studio Ghibli, quindi andatelo a cercare, La tomba delle lucciole. E quindi ragazzi, niente, volevo ricordarlo così e quindi mi sembrava doveroso fare questa puntata di vi presento un film che fa parte appunto della playlist cinema, che magari lo scoprite perché non è proprio comunissimo da trovare, facilissimo da trovare o comunque conosciuto, che passa in televisione, visto che è un film molto pesante, molto importante, ma che assolutamente va visto, va fatto vedere anche ai ragazzi, secondo me, non ai bambini, ma ai ragazzi sicuramente va fatto vedere, perché è un film che insegna tante 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 cose. Ok ragazzi, qui sotto vi lascio la pagina Instagram e la pagina Facebook del canale. E ricordate che io sono Manuel, questo è 8bit e siete sul canale più nerd di YouTube.